Ciao, bentornata sul canale Balocchi e Profumi. Questo video vorrei dedicarlo all'esperienza che ho fatto alla fiera del Cosmoprof 2018. Quest'anno, finalmente, dopo la pausa dell'anno scorso, che non ero riuscita ad andare per problemi, diciamo, di salute. Ero stata male, perciò mi era saltata la visita al Cosmoprof. Quest'anno finalmente sono riuscita ad andare. Purtroppo sono stata solamente un giorno, però alla fine, diciamo rispetto alla mia tabella di marcia, al mio piccolo elenco di brand che mi ero prefissata di visitare, sono riuscita a fare tutto quello che volevo. Io adesso vorrei parlarti brevemente di tutte le aziende da cui sono stata con l'aiuto del mio sacchettone di Natura Siberica, che è un sacchetto enorme, contiene un pochettino tutte le cose che mi sono anche state omaggiate. Sono stati tutti veramente gentili, sarà che era il venerdì o che cosa, comunque veramente il venerdì è stata una giornata fantastica. Allora, io adesso pesco un pochettino random perché non ho ordinato le cose, non mi sono fatta una scaletta e ti parlo brevemente un po' di tutto. Allora, la prima cosa che pesco è questo, che è praticamente la sacca di Lavera. Ogni volta che vado ad una fiera, Lavera regala i sacchetti. 2 anni fa al Cosmoprof mi hanno regalato la pochette, invece questa volta la sacca, perciò la collezione di gadget Lavera continua. Allora, questa volta al Cosmoprof Lavera praticamente presentava gli altri prodotti che vanno ad implementare la loro linea di skincare, quella anti-pollution, questa qua. In pratica hanno inserito in più il siero, la crema da giorno, la maschera detox e il come si chiama? Oddio, il detergente viso, sempre il detergente viso un po' più cremoso. Mi hanno dato comunque tutto il dépliant con i dettagli. Ovviamente qua ci sono anche tutti gli altri prodotti, ci sono anche all'interno i campioncini e vabbè, mi hanno dato un po' di campioncini di prodotti, vabbè, di altri prodotti che avevano presentato le edizioni precedenti, come la loro Sleeping Mask, quella 5 in 1, i prodotti i prodotti quelli con il Q10, che col coenzima Q10 che hanno presentato al Sana, e in più mi hanno dato una full size della crema da giorno, questa qua della linea anti pollution, che sono abbastanza curiosa di provare perché comunque il trend dell'antinquinamento è un po' il focus dell'ultimo periodo. Poi te lo mostro adesso, ma in realtà qua mi ricordo benissimo che ci sono andata dopo aver pranzato. Questo sacchettino di Dottor Hauschka. Dottor Hauschka praticamente l'ho trovato sia all'interno del padiglione 21, se non erro il 21, quello green, anche la vera era dal green, e poi loro erano dal Cosmo Prime e il Cosmo Pack, perché avevano allestito proprio tutto il loro spazio, diciamo, perché all'interno avevano allestito anche tutte le varie postazioni make-up, perché come ospite c'era Karim Sattar, che è l'International MUA di Dottor Hauschka, che ovviamente ho avuto il piacere di conoscere, e visto che ero lì in un momento un po' topico, non, sinceramente non, sono capitata un po' lì per caso. Era il momento in cui loro avevano prefissato di fare una diretta su Instagram, perciò
Praticamente Karim mi ha chiesto se mi poteva truccare. Io sono andata in fiera con un trucco molto basic, vista la giornata, e avevo paura un pochettino di distruggermi, e così mi sono accomodata. Io ovviamente ero contentissima e lui praticamente mi ha truccato in diretta. È stato veramente molto divertente, anche perché vabbè, ovviamente parlavamo tra di noi, abbiamo parlato in inglese, però è stato veramente fantastico. Lui è divertentissimo, simpaticissimo, e è una cosa che non mi succede tutte le volte che vado ad una seduta trucco. Ho apprezzato veramente il trucco che ha realizzato sul mio viso. Ne avevo messo una foto sul mio profilo Instagram, se hai voglia di vedere il look che ha creato per me, ti consiglio di andare sulla mia pagina Instagram. E vai un attimino a spulciare, comunque l'avevo scritto che ero al Cosmo Prof, e oltretutto credo che poi gli dedicherò proprio un articolo a questo trucco, perché sul blog dedicherò un articolo sul blog a questo trucco, perché Karim lo ha realizzato con praticamente quasi tutti i prodotti della loro linea, della loro collezione, della loro limited edition, questa qua della per la primavera, di make up, la Purple Light. Comunque sono stata lì, è stato veramente il momento migliore del Cosmo Prof, veramente bellissimo, fantastico. E alla fine quando sono andata via, ho continuato il mio percorso, diciamo, mi hanno omaggiato, Karima mi ha omaggiato della crema mani, questa qua in edizione limitata. Poi di questo, che è il cofanetto Gioia e Splendore, che contiene lo stick per le labbra e il mascara in formato mini. Poi vabbè, mi hanno dato tutti dei campioncini da provare, ovviamente, come tutte le volte. Dottor Auschka, sono veramente molto molto gentili. E poi Karim mi ha regalato una sua cartolina con la sua foto, con la sua dedica. È stato veramente fantastico, e questa la custodirò veramente con tanto affetto, perché è stato veramente carinissimo. E niente, loro alla fine allo stand, oltre a Karim, avevano comunque tutti i prodotti, sia skincare che make up, della loro linea permanente, e ovviamente c'era il focus sulla Purple Light, che è la collezione dedicata alla primavera. Poi andiamo avanti. Ho dato uno sguardo così veloce agli stand di Giada Distributions, uno sguardo un po' veloce perché c'era un po' di ressa. Ho visto tutte le loro novità per quanto riguarda Madara e Mossa. Poi ho visto che più in là c'era lo stand di Inika, dove c'era Ilaria, che infatti poi sono ripassata di lì, non mi sono soffermata, ma fino a un certo punto, perché non riuscivo nemmeno a parlare con le persone lì allo stand. Così ho detto, faccio un altro giro e poi ci ripasso al ritorno. Al ritorno ero quasi in ritardo, così così per caso sono passata davanti allo stand Inika, che era vuoto, e ho trovato la mia amica Ilaria, che vabbè, mi ha fatto vedere che Inika ha implementato la loro la linea permanente con inserendo delle polveri compatte per il viso. Mi pare che era un bronzer e un illuminante, una polvere illuminante. E poi all'interno dello stand c'era anche questo brand, che è la Rhone Australian Organics, questa qua, che è una linea, diciamo, un po'
un po' come Enika, però dal costo, dalla fascia di costo un pochettino più basso, ed è dedicato alle persone un po' più, a una fascia di età un pochettino più bassa. Enika magari è una cosa un po' più da, se vogliamo, da signore. E Ilaria mi ha presentato un pochettino il brand, mi ha spiegato un pochettino di cose, che ovviamente sono tutte, sono tutti prodotti a inci verdissimo. Poi mi ha fatto provare due o tre cose e mi ha dato da testare questa, che è due prodotti di Rhone. Questa che è la crema per mani e unghie, che ha un odore veramente spaziale, perché me l'aveva fatta vedere, me l'aveva fatta provare lì allo stand e veramente sono stata mezz'ora lì ad annusarla. E poi un lucida labbra così, di questo bel rosa che fa molto primavera. È un Fruit Fusion Lip Oil con olio di cocco, olio di avogado, olio di jojoba e olio di vite rossa. E questi qua sono molto curiosa di provarli come prodotti, di queste cose che ti mostro però non ho ancora provato niente, perché ho altre recensioni da fare, perciò poi adesso appena riesco a smaltire un po' di recensioni mi butterò su queste cose. Poi andiamo avanti. Allora, sono passata lì davanti al saponificio Varesino e mi ha incuriosito tantissimo, perché c'era, perché stavano creando praticamente dei saponi esfolianti in diretta. Così io ho fermato il ragazzo, gli ho chiesto due o tre informazioni ed è stato così gentile da omaggiarmi di un pezzetto di questo sapone esfoliante. Loro praticamente con i ricci di sapone li impastavano, ci hanno li hanno mischiati con dell'esfoliante che ora non so bene, non so bene che noccioli di cosa sono, e in diretta facevano questi pezzetti che li tagliavano e li confezionavano in queste bustine. È stato molto interessante e ovviamente molto profumoso. Poi sono andata a trovare le ragazze di Tiama, che ovviamente nello stand presentavano sia Tiama che Biobalù, eccetera eccetera. Di Tiama avevano la linea, questa qua, all'iris biologico, e poi la nuova linea al cedro, che è un po' quella dedicata, un po' quella più unisex, questa qua è quella un po' pochettino un po' più femminile anche come fragranza. Niente, io di Tiama avevo già fatto la recensione del balsamo corpo sotto la doccia, e questa volta mi hanno dato da testare la crema mani sempre all'iris. La fragranza la adoro, perciò credo che mi innamorerò anche di questa, però sono dettagli. Magari delle cosine che ti menziono ti metto qua a lato il link per andare a leggere le recensioni. Poi cerco di andare un po' più velocemente perché sennò facciamo notte. Sono andata da Silveco, che insomma era un brand che non avevo ancora avuto la possibilità di conoscere da vicino. Oltre come stand, diciamo, c'era Silveco insieme a Vianek. Niente, ho parlato un pochettino con i responsabili del brand, che sono stati così gentili da lasciarmi il catalogo della Silveco, un bel po' di campioncini da provare e una full size di questo, che dovrebbe, è scritto, non è scritto in italiano, però mi hanno detto che è come si dice, un acqua micellare. Ok, dopo Silveco ti parlo di BioHeart, che in realtà è il primo stand da cui è partito tutta la mia visita al Cosmoprof, se non erro. Comunque lo staff di BioHeart è stato veramente super top, gentilissimi, hanno risposto a tutte le mie domande, sono stati veramente squisiti, e oltretutto non me l'aspettavo. E
mi hanno lasciato tutto il catalogo, veramente sono stati di una disponibilità allucinante. BioArt al Cosmoprof ha presentato la nuova linea di maschere monouso, maschere e sieri monouso, cioè maschere monouso e sieri in confezione. Poi hanno presentato i loro prodotti che vanno a implementare la linea Loom, che sono questi qua della linea questi qua, la Loom Supreme, mi sto un po' incartando. E poi ovviamente avevano tutta la parte dei solari, perché per quanto riguarda i solari hanno ideato tutti dei kit molto carini di mini taglie, così almeno tu ti prendi il kit, spesso magari si fanno vacanze brevi, non riesci a utilizzare tutta la confezione full size di solare, ti prendi il kit con le mini taglie e sei a posto, che oltretutto ha buon inci e perciò fantastico, puoi andare sul sicuro. Niente, anche loro mi hanno lasciato un po' di campioni da provare e oltretutto sono stati gentilissimi, perché poi quando sono tornata a casa nei giorni successivi mi è arrivata intanto una mail di ringraziamento perché per il fatto di essere passata dal loro stand, e poi mi hanno mandato anche tutta la presentazione della loro azienda. Vabbè, io comunque la conoscevo già essendo comunque un'appassionata di bio, però devo ammettere che la professionalità del brand è veramente tanta ed elevata, è stata una cosa veramente fantastica che non tutti, diciamo, non tutti i brand sono, da questo capisce che non tutti i brand sono magari alla stessa altezza, ecco, alcuni devono ancora svilupparsi, ingranare un po' meglio. Loro dopo, se non sbaglio, sono loro è 30 anni che sono sul mercato, cioè vedi anche il livello a cui sono riusciti ad arrivare. Comunque andiamo avanti. Sono andata a trovare l'Epo, che anche loro squisiti, mi hanno lasciato tutti i vari cataloghi, cartelle stampa e quant'altro. Loro presentavano la linea, questa qua, EcoBio, che se non erro si chiama Daily Defense, questa qua, mi hanno dato un bel po' di campioni da provare. Questa è una linea certificata proprio ICEA e Vegan OK, dedicata alla skincare. C'è il detergente, la crema idratante, la crema per pelli delicate e sensibile, il contorno occhi, il siero, e c'è anche la crema, quella fluida per il corpo. Come prodotti aggiuntivi mi pare che proprio le novità siano la crema, quella, anche loro hanno l'anti-pollution che la stavano lanciando, e un altro prodotto che adesso non mi ricordo perché ho letto la carta alla stampa ma adesso non mi ricordo. Comunque oltre a questo video poi ti andrò a scrivere dettagliatamente sul blog tutte le varie novità, perciò non ti preoccupare se ti interessa qualcosa ma te lo sei perso, io me lo sono dimenticato eccetera eccetera, perché poi ti andrò a elencare bene tutto dettagliatamente lì. Da Aleppo mi hanno lasciato due prodotti da provare, che sono questi. Sono un po' due prodotti di punta che stanno andando particolarmente bene, ovvero questo che è il EcoBio Mascara volume e definizione, che è vegan ok e certificato ICEA, questo sono veramente curiosissima di provarlo, e questo qua che è il trattamento volumizzante ai 3 acidi ialuronici per le labbra, questo qua che è una sorta di burro cacao che fa effetto volumizzante, anche questo qua è formulato con ingredienti naturali e diciamo che può essere una cosa interessante anche a vista dell'estate per quell'effetto natural glow un po' così. Poi allora sono andata a trovare i ragazzi di Fabi al padiglione delle unghie, perché
comunque anche loro lanciavano delle novità, ero curiosa di scoprirle. Oltre alla, alla collezione Fabi Opposite, che io ero andata a scoprire in anteprima all'evento di Milano, le loro novità sono la collezione Fabi Pure, questa qua, che è una collezione di smalti dai toni molto delicati, pastello, ma proprio veramente delicati e chiari. Ora vediamo, eccola qua. Queste sono le nuance. Queste sono le 6 nuance. Poi vabbè, presentavano anche lì la Opposite e poi il Genius Gel, che però vabbè è un prodotto dedicato alla ricostruzione, che a me interessa fino a un certo punto, anche perché non ho, ho fatto gel alle unghie una volta, ma non è una cosa che mi interessa. Oltre ai vari comunicati, loro omaggiavano di 3 mini taglie di smaltini. Questi sono sempre della collezione Fabi Opposite, di cui ho altre referenze, di là, che poi, ma che ti ho mostrato già nell'articolo dedicato alla collezione sul blog, perciò se te la sei persa te lo metto qua da qualche parte. Poi, allora, ultime cosine, vediamo un pochettino. Ah sì, qua ho trovato finalmente il dépliant di Tiama, che, di cui mi avevano dato anche questo qua della Biolou, che forse prima ho detto Biobalou, oddio, sto diventando rimbambita. Poi mi hanno lasciato anche il catalogo di Dr. Auschka, questo qua 2018, che fa sempre comodo per studiarselo. Poi vabbè, sono stata allo stand Natura Siberica, che facevano da una parte Natura Siberica e dall'altra parte Organic Shop. Da Natura Siberica presentavano dei prodotti, aspetta fammi vedere se riesco a mostrarteli, oddio, praticamente sono andati a presentare la collezione Northern Collection, che praticamente è una collezione dedicata alla skincare, in cui ci sono dei prodotti col pack nero e dei prodotti col pack bianco. Allora, ovviamente è una collezione certificata EcoCert. Allora, per quanto riguarda la detersione profonda, c'è il sapone nero, di cui vabbè si sente già parlare in tutte le salse. Poi c'è il burro nero detergente e struccante per pelli secche e sensibili, il burro bianco detergente struccante per pelli normali e miste, questo qua, poi la maschera nera per detersione profonda pelli secche e sensibili, e invece la maschera bianca purificazione profonda pelli normali e miste. Questi qua sono, li ho provati lì sul momento ed è molto interessante. Poi in ultimo c'è l'acqua micellare purificante, che invece è dedicata proprio a tutti i tipi di pelle. Di queste cose mi hanno lasciato dei campioni da provare, dei campioncini da provare. Oddio santo, che caos! Poi invece, per quanto riguarda Organic Shop, praticamente loro hanno implementato la linea di prodotti, la loro linea che si trova tranquillamente da lì là qua, che è la loro linea certificata BDH e non BDH, scusate, Cosmos Natural. Loro praticamente hanno implementato la linea permanente con dei prodotti per i capelli, hanno fatto proprio shampoo e balsamo e hanno inserito delle nuove maschere per i capelli, come ad esempio questa qua.
questa qua che è una delle nuove maschere che è al olio di argan ed amla, che mi incuriosisce veramente tantissimo. Io di queste maschere ho già quella all'olio di avogato che ti ho già recensito sul blog e mi piace veramente tanto. Praticamente le maschere, oltre a essere un prodotto nuovo, come vedi hanno anche la nuova etichetta, che è diversa da quella della, ad esempio, della maschera all'avogado che era nella vecchia versione. Poi loro allo stand, sia Natura Siberica che Organic Shop, facevano anche uno show, nel senso che Natura Siberica creava uno scrub in diretta, invece Organic Shop creava delle maschere un po' particolari, diciamo che avevano della frutta fresca e loro ti creavano delle maschere, non mi ricordo come le chiamavano, facevano delle palline di gelatina che tu le potevi conservare qualche giorno e poi quando eri a casa le potevi applicare tranquillamente. Era una cosa particolare, purtroppo non sono riuscita a fare il video perché non sono arrivata nel momento in cui le creavano, però poi ne ho vista una, me l'hanno fatta vedere in diretta, ma era diciamo un campione che poi andavano poi a riprodurre qualche ora dopo e sono arrivata praticamente nel momento di pausa, però era veramente una cosa interessante. Poi in ultimo, la mia visita diciamo che più o meno la chiudo qua, sono passata dallo stand di Kiss, questo qua, Kiss Europe, questo qua. Loro praticamente ci hanno presentato tutte le varie novità che consistono nel aspetta che ti faccio vedere. Vabbè, oltre a implementare la loro linea di maschere monouso, implementano anche le loro diciamo unghie, quelle impress, che sono quegli sticker da applicare, di praticamente unghie finte da applicare sopra l'unghia senza stare ad applicare lo smalto, di quelle cose che si attaccano autoadesive e poi si staccano quando magari l'unghia ti cresce o quando vuoi cambiare colore, così sono cose molto rapide e non devi starti a fare tutta la manicure. Hanno messo nuove colorazioni, se non erro quelle nuove sono quelle effetto matte, e poi hanno messo tutta la linea di ciglia finte, queste qua, che hanno fatto proprio anche tutti i vari kit. Eccoli qua. E poi prossimamente ci hanno fatto vedere delle anteprime che non sanno bene se verranno distribuite anche qua in Italia. Come omaggino mi hanno dato questo kit per applicare nel modo migliore possibile le ciglia finte con le forbicine e tutti queste pinzette per applicarle proprio. E niente, io più o meno ti ho fatto vedere tutte le cosine che sono riuscita a conoscere, tutte le varie novità che sono riuscita a conoscere e tutti i brand con cui sono riuscita a parlare. Se mi sono dimenticata qualcosa te lo vado ad inserire poi sul blog e ovviamente ti lascio il link del post qua da queste parti. Fammi sapere se anche tu magari sei stata al Cosmoprof e qual è stata la tua esperienza, se era la prima volta che andavi, se non ci sei mai andata, se era la tua ennesima volta che andavi, e niente, lasciami un commentino qua sotto. Io direi che ci vediamo la prossima volta e spero che la prossima volta sia un video un po' diverso dal solito, ma ti lascio in suspense. E niente, io ti ringrazio per aver visto il video, se ti è piaciuto ricordati di lasciarmi un pollice in su e se vuoi sostenermi ricordati di iscriverti al mio canale. Grazie ancora e niente, buona serata, ciao!